stiamo crescendo, siamo una squadra giovane, soprattutto nel reparto difensivo, dove magari si possono commettere errori, però siamo tutti ragazzi che abbiamo voglia di lavorare, voglia di imparare e quindi i risultati arrivano, stanno arrivando e non prendere gol o prendere pochi gol, soprattutto in quest'ultima parte del campionato, può essere sicuramente un valore aggiunto. Non bisogna farsi ossessionare troppo dalla classifica, perché comunque adesso stiamo affrontando squadre di un certo livello, cosa che magari verso la fine della stagione abbiamo partite leggermente più facili. Dobbiamo tenere assolutamente botta in queste partite, Catania, Ternana, e poi giocarci tutte le nostre carte alla fine. E da lì poi si guarderà la classifica. Queste gare più facili che tu dici che arriveranno, però nel girone di andata il Teramo le ha sostanzialmente fallite. Cosa dovrà fare di diverso il Teramo adesso, in questo momento, quando arriveranno queste gare? Dobbiamo fare il Teramo, dobbiamo continuare questo processo che stiamo facendo riguardo appunto a subire poco, a subire pochi gol e basta. Secondo me non c'è da stravolgere niente. Perché mantenendo questo trend di prestazioni nelle ultime due o tre partite, sicuramente ce la faremo a raggiungere i nostri obiettivi. Noi andiamo a Catania per provare a fare risultato, cosa che in qualunque partita da inizio campionato ad adesso abbiamo affrontato, noi abbiamo sempre provato oppure abbiamo sempre cercato di fare risultato nonostante l'avversario, perché comunque ho sempre sostenuto la nostra rosa, è una grande rosa, una squadra forte che ce la possiamo giocare contro chiunque, l'abbiamo anche dimostrato.